Allora, io sono di Pistoia, vivo in un paesino che si chiama Campomoro e da sempre sono nata qui e vivo ancora qui. E ho 25 anni, mi sono laureata nel 2020 in lingue a Firenze e ora attualmente sto svolgendo una laurea magistrale all'Università di Torino in relazioni internazionali. Appunto, sono 7-8 mesi che ho iniziato il servizio civile in Caritas. Ecco, in Caritas, quale servizio stai svolgendo? Dov'è che operi? Sì, allora io sono sulla mensa, Don Siro, e niente, praticamente le mansioni che vengono svolte sono l'accoglienza delle persone, dell'utenza, e appunto dare i pasti, diamo la colazione, il pranzo e qualcosina per la cena, quindi insomma il mio compito è quello di preoccuparmi, insieme ovviamente responsabile a tutti gli altri volontari, della gestione dei pasti, dell'accoglienza, insomma far sì che gli utenti poi siano a loro agio e che insomma abbiano tutto ciò che viene richiesto e quindi sì, questo fondamentalmente. L'ascolto anche insomma se succedono cose, se hanno richieste particolari e diciamo di base se si può racchiudere con una sola parola l'accoglienza dell'utenza lì e poi la somministrazione del pasto. Ecco, in questi mesi di servizio, quali sono le cose più belle che hai scoperto? Lavorare in gruppo mi ha insegnato molto a lavorare in gruppo e in gruppi davvero eterogenei, diversi tra loro, ascoltare molto anche, ascoltare sia appunto i volontari e le loro esigenze che soprattutto gli utenti, quindi ascoltare gli utenti, farli parlare, esprimersi e insomma cercare poi dopo di fare una riflessione e restituire qualcosa anche noi. E poi, beh, sono tante le cose che, cioè, ho imparato, sto imparando ancora, quindi ogni giorno c'è qualcosa di nuovo che ho l'opportunità, diciamo, di apprendere. Dunque, la possiamo consigliare questa opportunità Sì, proposta dalla Caritas? assolutamente, assolutamente. Io veramente mi sono trovata, cioè, mi sono trovata e mi trovo tuttora davvero bene. Comunque l'esperienza del servizio civile in sé penso che sia molto formativa. Poi ecco qui alla Caritas io mi sono trovata e mi trovo particolarmente bene e quindi io sono contenta, una cosa che consiglio a tutti e che rifarei, ma insomma si può fare una volta nella vita, quindi consiglio di farla sicuramente.